Salve youtuber e benvenuti in questo nuovo canale. Io sono Drab98 e siamo qui oggi con il gameplay di Dark Souls. Ma molti di sicuro si staranno dicendo: ma perché il gameplay di Dark Souls? Ci sono così tanti youtuber che hanno fatto il gameplay di Dark Souls 1. Beh, non me ne fotte niente. Lo voglio fare anch'io. Perché appunto sia il primo che il secondo. Infatti, come finirò il Dark Souls 1, incomincerò anche Dark Souls 2 che ho già finito. Beh, sotto il video lascerò anche il link in descrizione per poter farci delle domande per fare appunto la serie, poi facciamoci conoscere. Infatti il canale non sarà soltanto di gameplay, ma anche di facciamoci conoscere. E vedrò di fare anche qualche altra cosa oltre gameplay e facciamoci conoscere. Incominciamo la partita. Inutile dire come si crea il personaggio. Ovviamente il nome, che sinceramente non so quale mettere. Un accacchio. Gino. Ok, sesso maschio. Lo voglio fare ladro. Dono, chiave universale. Fisico molto snello, volto popolano, capelli all'indietro, occhi di capelli castano scuro. Accetta e iniziamo la nostra avventura. Ed eccoci qui al rifugio dei non morti. Questo che si dispera che di sicuro avrà perso dei soldi. Un uomo infilzato, un bestione con la cellulite alle chiappe e uno che sta spiando di sicuro qualcuno attraverso il buco del muro. E andiamo avanti con la nostra avventura. E qui abbiamo il nostro primo falò e lo accendiamo. Ok, una volta fatto questo, non c'era altro. Se non mi sbaglio, dovevamo andare. No? Va bene, dovrei andare da questa porta. E apriamo la nostra porta. Con che fatica però, dai. Comunque anche lui ha la cellulite alle chiappe. Altro falò. Qui abbiamo trovato uno scudo tondo che ora mettiamo. No, la vostra scudo. Ah, e basta. Non abbiamo ancora trovato la nostra spada. Che tra l'altro sarà la spada. Il pugnale del ladro sarà. Ah, del bandito. Vabbè, che la stessa cosa poi. Sta a guardare il capello, sta. E andiamo avanti. Questo che se ne scappa, ovviamente, muore. Ha lasciato qualcosa. Arco corto, buono. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, vieni qua, vieni. E ci cadi pure. Mi ha lanciato una palla di cannone. Qui incontriamo colui che ci darà la fiaschetta Estus. Ok, ricevuto la fiaschetta Estus e la chiave dei non morti. Per poter aprire il cancello, ce ne andiamo. Il nostro amicone che ci ha dato le fiaschette Estus è morto. Infatti, non c'è più. E proseguiamo. Però, meglio andare a fullarci la vita. E andiamo. No, questo è vero così. Oh, calmati! E andiamo avanti. Verso nuove avventure. Qua, per battere il boss, andrei a due mani. Che tra l'altro, con che spada. Con che pugnale di merda, eh? Via! Dritto in testa! Liscio! Vaffanculo. Non vedo un cazzo. Vieni, vieni, vieni. Dritto alla cellulite.
No, non... Sì. E lo uccide. Chiave del pellegrino. E ci fulliamo di vita, anche se non servirebbe. Beh, qua lo saprete tutti di sicuro. Che si andrà al santuario delle gambe del fuoco. Ok, siamo tornati umani. E ho aumentato la fiamma per poter così aumentare le fiaschette Estus. E visto che stavo, ho anche aumentato la vitalità, la stamina e la forza. E proseguiamo, andiamo a parlare con questo baldo giovane. Ok, questo mi è stato sempre sul cazzo. Se non mi sbaglio, qui ci doveva essere quel panzone. E infatti, eccolo. Ok, questo chierico, penso che sia un chierico, ci ha dato la moneta di rame e di unirci al suo patto, ma a me non va di unirmi al suo patto. E proseguiamo. E qui incontriamo i nostri primi nemici, cacacazzo. Ok, vieni. Ovviamente c'è anche lo stronzo sopra, che cacca il cazzo con le sue bombe. Oh, che cacchio è successo? E ci cade? E stavo cadendo pure io? Ok, ci sono. Ok, ucciso qua. Mi pare che sotto ce n'è ancora uno, infatti. E l'ho ucciso. Un'anima di non morto perduta. Un po' di vita. E ora. Via! Che culo! Stavo per cadere! Madonna mia! Con molta attenzione. E qui troviamo l'anello del sacrificio. Ce la facciamo di nuovo? Beh. Via! Che culo! Perché i salti non è che sono molto bravo, eh? Ma forse ci potrei prendere pure la mano. Qui penso che ci siano già. Ah no, mi sbaglio. Mi sbagliavo. E andiamo avanti. Ah, ecco l'oggetto. Mi ricordavo che c'era un altro oggetto. Infatti, anima di non morto perduto. Che danno pochissimo. E non servono. Oh, un cacchio. Droppa l'umanità, droppalo. Non mi ha droppato l'umanità. Perché i topi di solito droppano umanità. Raramente se hai scoperto oggetti molto alta. Ok. Altri nemici. Stronzo. Che? Se ne va appresso all'ascia quando vuole attaccare. Dai. Sotto a chi tocca. Che quello lancia la bomba. La bomba infuocata. Bastardo. E ti faccio il backstep. E ci muori. Ok, qui. Questo è il posto più inutile. E attraversiamo la nostra nebbia. Non vedo un cazzo. Altra anima di non morto perduto. E proseguiamo e vediamo il nostro lucertolone camminare. Camminare, volare. E qui un'ottima zona in cui mi fermerò per farmare anime. Devo bere assolutamente. Sono all'inizio e deboluccio il nostro amicone Gino. E l'altro che fine ha fatto?
Non penso di averlo ucciso. Non vedo il suo corpo. Ah no, sta là. T'ho fregato. Apriamo la porta. E troviamo il nostro scudo di legno. Che a mio parere non serve a un cacchio. Perché sono uguali. Solo che pesa un po' di più. È uguale allo scudo che ho già, ma pesa di più. Balestra leggera. E andiamo ad accendere il nostro falò. Ok, io stopperei e metto a farmare un po' di anime. Ok, ho farmato parecchio, ci ho messo molto, molto, molto tempo. E vediamo quello che possiamo aumentare. Mamma mia. Allora, sai che dire di fare? Mettiamo a 15 la stamina, 15 la forza e 13 la vitalità. Ok. Visto che stiamo, prendiamoci anche queste altre anime. Tra l'altro dovrei prendere dal mercante una spada. Questa non è abbastanza forte. Vediamo se c'è anche qualche scudo buono. Wow, stavo per cadere e ha fatto un attacco in caduta. E stai fermo, stronzi! Madonna che culo. Eh sì, e non mi fa neanche bere. Ok, ora tocca a te. Cos'è? Balliamo la tarantella? Non si ferma. Ma muori. E andiamo avanti con le nostre avventure. Andiamo dal nostro caro e fidato mercante. E prendiamoci pietra arancione. Ma senza connessione sto. Non va internet. Non mi funziona. Direi di prenderci 15 bombe. E qualche... No, no, coltelli da lancio non mi servono. Ah. Solo 4 ne posso prendere. Oh, no, non posso neanche prendere la spada. Ho poche anime. Cazzo. Ah, vedi, questo non l'avevo ucciso. Io direi di utilizzare quelle anime di non morto perduto che ho trovato. E tutti che staranno di sicuro guardando. No, non lo fare! Non me ne frega niente. Frega niente, andiamo avanti. Mi servono. Ma lo sai che sto oggetto non l'ho mai visto? Visilia, riporta a casa. Non me lo ricordo questo oggetto. Ma ce l'ho mai avuto. Ma se ho iniziato ora? Allora, non ricordo, ma il cristallo nero separazione se si trovava all'inizio o si trovava più avanti. Questo non me lo ricordo. Comunque, vediamo se possiamo prendere la nostra spada. Comunque, sono tornato indietro ad uccidere quel topo e mi ha dato l'umanità. Infatti, avevo soltanto due umanità e ora ne ho tre. Prendiamoci la nostra spada corta. Che buona. Thank you very much. Sì. E la mettiamo. Spada corta. Ok, andiamo avanti. Proseguiamo per il nostro cammino. Liscio! Dai, chi viene? Io sono pronto. Ho avuto un'umanità. Vedi come arriva la fortuna. Ti pareva. Questo non me lo aspettavo. Non me lo ricordavo proprio. Buonasera. E ci muori infilzato. E ci muori anche tu. Qui cosa c'è? Apriamo questa cassapanca.
e troviamo bomba oscura. Buono, 5 bombe oscure. Che non, di sicuro non utilizzerò. Olè, qui in tre si sono riuniti. Tutta la combricola, tutta la famiglia si va a vedere. Ah, noi abbiamo la chiave universale, infatti possiamo aprire questa porta. Ah, ecco un'altra cassapanca. Resina dorata. Mo mi sono ricordato di una cosa. Se io scendo da questa scala, più giù troverò un cavaliere nero che mi aprirebbe il culo in due come una noce. Allora, io ora non ci vado. Questo intanto è salito. Con calma, non ho fretta. Il video lo devo stoppare. E mena, non farmi perdere tempo. E che cazzo? Ora servirebbe una bomba oscura, bomba di fuoco. Deportiamo il nostro coro. Titanite. Buono, per potenziare le nostre armi dal fabbro. Non ci droppa niente e proseguiamo. Lì ce ne sono altre due. Dai, una alla volta, per favore. Wow, li ho fatti fuori. Ok, noi siamo arrivati qui. Che se non ricordo male, in questa porta... Se non mi ricordo male, questa porta, meglio non aprirla ora. Ed è meglio salire su. Qui c'è qualcosa? Mi diverto come un bambino nella piscina di palline. Solo che lì è una piscina di legno e schegge. Ecco, me lo ricordavo che c'era qualcosa. Che non muore subito, perché? Sì! E prendiamo la nostra titanite scintillante e pe me la la. Perché che cacchio c'ho oggi che mi impalla la lingua? Dove cacchio è? Ah, ecco. Titanite grande. Abbiamo avuto oltre la titanite scintillante. Oh! Qui dobbiamo battere il demone toro. Una parola. Proviamo a vedere se riusciamo a batterlo. Ma non sono sicuro, eh. Siamo molto deboli. Vabbè, io ci provo. Fulliamoci la vita. Ed eccolo lì! Corri, corri, corri! Questo è meglio senza farlo anche questo, senza scudo. In boss, secondo me, non c'è bisogno dello scudo. Stai sotto? Oh, quanto ti tolgo! Do cacchio! Sali! E ti ho fregato! Ti ho fregato! Stronzo! Vieni qui sotto, vieni! Ciao! E ti faccio di nuovo fuori! Oh! Sali, sali! Questo mi colpisce! Mi colpi... Non mi ha colpito! Che culo! Che culo della Madonna! E zaccate! Continua, continua! Sono qui. Che cazzo mi ha colpito? No, 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 no,
Colpiscilo! Sì! E sconfiggiamo il demone toro pure! Vittoria! Vittoria! Beh, io direi di chiudere qui il primo video. E alla prossima puntata, ragazzi. Ma non riesce a salire.
Ma sei deficiente forte.